Ben ritrovati nel studio di Obiettivo News. Oggi per la puntata di Quattro Chiacchiere con abbiamo ospite nei nostri studi Bruno Riva, ex sindaco da poco di Ponte Canavese. Benvenuto Bruno. Buongiorno a tutti, grazie per avermi ospitato. Grazie a te per la presenza. Ex sindaco da poco, non una scelta voluta. No, non una scelta voluta. Diciamo che fino al 20-22 di febbraio la vita aveva un suo excursus tradizionale, i compagni di viaggio di sempre, poi negli ultimi giorni, tra il 23, il 24 e il 25 di febbraio, si sono verificati degli eventi con diverse dimissioni sia dei nostri consiglieri di maggioranza che poi ovviamente di consiglieri dell'opposizione. Certo. Sono venuti meno i numeri e quindi è caduto il consiglio comunale e ovviamente non sono più sindaco come giustamente prevedono i numeri, giusto così. E oggi sei qua appunto per spiegare alcune cose e Sì. comunicare alcuni messaggi ai cittadini. Allora, sì. So che in apertura hai una lettera da leggere che avevi Sì, scritto. mi chiedo scusa magari se di qualche momento così di indecisione, ma È presumo sia comprensibile. normale. Questi 15 giorni li ho vissuti veramente male, sono stato proprio male, non mi vergogno di dirlo, i pontesi lo Certo. devono tranquillamente sapere, però da 15 giorni a questa parte vado a dormire veramente molto tranquillo e sereno, cosa che prima facevo un po' meno perché avevo la preoccupazione di essere il papà di tutti, come mi aveva definito un caro amico. E quindi, avendo questa Certo. preoccupazione, avevo qualche problemino nel dormire, ma è la vita. Sì, diciamo, vorrei cominciare innanzitutto ringraziandovi per avermi ospitato nel vostro magnifico studio, per condividere alcune informazioni che i miei cittadini hanno il dovere di sapere e io, come sindaco, ho il dovere di fornire. Sono stato in silenzio un po' di giorni anche per metabolizzare quello che mi era successo, quello che ci è successo, perché è successo al paese, quello che è successo non è successo a me. Sì, Il anche per adesso il paese, paese è commissariato sì. e quindi Il non è. paese si è privato di determinate scelte fatte il 21 di settembre del 2020. Qualcuno ha deciso questo e quindi il commissario è arrivato per una conseguenza non voluta da me. Perché io, come ho sempre detto, non avrei mai mollato di un centimetro la mia posizione. Vorrei Certo. innanzitutto leggere una lettera che ho scritto all'Unione Montana Valli Orchessuana per ringraziarmi dell'operato svolto insieme e quindi la vado a leggere. Prego. Questa lettera appunto è indirizzata al Presidente dell'Unione Montana, dei colleghi sindaci dell'Unione Montana e dei dipendenti. Sono note le vicende che hanno recentemente coinvolto il mio comune, ovvero Ponte Canavese. Nella giornata di sabato 25 febbraio si sono registrate molte dimissioni dei consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, e pertanto i numeri hanno portato allo scioglimento del Consiglio Comunale. Da ex sindaco vi porto i miei più sentiti auguri affinché possiate lavorare con la massima disponibilità e serenità per il nostro territorio, i nostri cittadini, per le nostre strutture, per il nostro futuro. Non ho nulla da rammaricarmi, l'ho detto più volte, in quanto ho sempre, sempre fatto il mio dovere. Non c'è stato un minuto del mio mandato in cui io non abbia fatto il mio dovere nel rispetto dei cittadini. Vi ringrazio per tutti gli insegnamenti che mi avete impartito. Non è stato facile diventare ed essere sindaco, non avendo mai affrontato neppure per un giorno l'avventura da consigliere. Quindi non ho avuto paura di diventare sindaco dal nulla, perché mi sentivo pronto nel rappresentare i miei cittadini. È una scelta che ho fatto con coraggio, ma con molta coscienza. Non mi sono mai tirato indietro, pur di poter fornire al mio paese solo un'alternativa. Ho messo in gioco tutto e ne è valsa la pena. Si sono registrate parecchie cose in quel periodo alluvione, ottobre 2020, il mostro del Covid, la guerra in Ucraina, l'aumento spropositato dei prezzi, il PNRR, la difficoltà nel gestire la vita, il lavoro, la famiglia, le persone. Una grossa frana nel paese, accaduta il 6 di ottobre, e infine il 25 di febbraio. Direi che come banco di prova è stato veramente molto impegnativo, non ho mai mollato, sempre a testa alta, e ne sono veramente orgoglioso e fiero. Vi abbraccio con forza perché avete ed avrete sempre la mia ammirazione e vi consegno un arrivederci.
in quanto la vita non ha mai smesso di sorprendermi, chissà verso quali argomenti. Con profonda stima, Bruno. Ecco, questo è il saluto che ho portato agli amici, nonché ex colleghi dell'Unione Montana. Sì, sicuramente non è stato facile perché è accaduto davvero di tutto, tra la pandemia e la frana. Non è stato per nulla facile, anzi mi sono trovato veramente in difficoltà, ma la squadra era una squadra completa, una squadra che non avevo creato io, ma ho avuto l'onore di poter rappresentare, non mi sono mai tirato indietro, ho avuto l'onore di essere il loro allenatore e quindi diciamo... Con ciò che è capitato il 25 di febbraio, ora avrei il piacere di comunicare ai cittadini alcune cose. Certo. Prego. Posso fare, mi ruberò qualche minuto, ma ne sono veramente fiero. Beh, io sono Bruno, sono stato eletto sindaco il 21 di settembre del 2020 e diciamo che proverò ad andare anche un po' con spirito libero. All'inizio di questa avventura amministrativa ero il 13° del gruppo, in quanto il signor Motto, che mi aveva chiesto appunto di partecipare a questa avventura, con me aveva condiviso alcune situazioni. Io prima dovevo essere un consigliere, qualora la fortuna o il destino ne avesse, diciamo, dato i numeri. E poi man mano che passavano i giorni, invece il signor Motto mi diceva: ma tu dovresti provare a fare qualche cosa di più, perché hai dei numeri, hai, diciamo, sei ben voluto nel paese, lo ringraziavo per queste sue attenzioni. E quindi man mano che passavano i giorni cresceva da parte del gruppo, diciamo, la consapevolezza di vedermi con un ruolo sempre più importante. Nel frattempo il fondatore del gruppo si era già cominciato a smarcare un po', dicendo che aveva giustamente dei problemi familiari, dei problemi di lavoro comprensibilissimi, e pertanto a fronte di problemi personali avrebbe fatto un passo indietro. Certo. E io, senza chiederlo, avrei fatto un passo avanti. Diciamo, molte persone in questo percorso avevano cercato di darmi delle informazioni, di aiutarmi, perché avevano intuito che io ero una persona che non aveva mai avuto, diciamo, l'onore di rappresentare i propri cittadini. E tra queste persone una persona mi fece una similitudine e mi disse che il percorso sarebbe stato come una strada o una via ferrata, difficile ma non impossibile, no? E ove, diciamo, si possono fare veramente delle scelte percorrendo una via ferrata, ma se sei consapevole che la corda ti sostiene e quindi hai la consapevolezza tu di avere le forze per andare avanti, non ti preoccupa se la corda è arrugginita. Certo. E difatti glielo dissi: io sono sicuro che quella strada è una strada piena di ruggine, ma sana, che può durare. E quindi sono andato avanti, diciamo, senza mai mollare. E quindi in modo molto trasparente verso i miei colleghi di viaggio e anche per rispetto alla mia etica ho detto: sono diventato sindaco e non farò mai un passo indietro, è un onore servire i miei cittadini, non ho, diciamo in modo molto sereno, non avevo la previsione di poterlo diventare, non l'avevo chiesto e per questo io non ho bisogno di fare un passo indietro in quanto non l'ho mai fatto avanti. Sono una persona semplice, sono un pontese, sono stato scelto dai pontesi e quindi ne sono onorato. È stata una vita amministrativa molto molto difficile perché ancora prima delle elezioni ho avuto molte attenzioni da parte dell'amministrazione, giustamente come cittadino ho dovuto fare, diciamo, prestare la mia attenzione ai controlli che il mio comune mi aveva messo in atto. A un certo punto mi venne notificato un atto per fare una demolizione di un tetto a seguito appunto di un controllo dell'ARPA e mi sono adattato a queste cose, ho iniziato anche a chiedere, diciamo, alcune informazioni, no? Con un accesso agli atti, ma solo ben dopo 634 giorni dalla mia richiesta, ho avuto la possibilità di capire chi è che mi aveva mandato la segnalazione per la verifica del mio tetto, ma io mi sono adeguato in modo perfetto. Una cosa che voglio raccontare ai cittadini, che i cittadini non sanno, è un altro fatto che mi ha
diciamo, accompagnato in questo viaggio. Non sono qui per parlare delle mie cose, ma sono qui per parlare di quello che può essere l'iter che viene generato dal proporsi per diventare sindaco. Okay. E quindi è giusto che un potenziale sindaco venga messo, diciamo, in prima linea e venga controllato alla pari di tutti i cittadini. Un fatto che spero di raccontare in modo molto sintetico: nel 1986 il comune decise di costruire un ponte sul fiume Soana. Per costruire questo ponte ebbe la necessità di prendere un pezzo di terreno a mio padre, che ora non c'è più, e, come si faceva una volta, con le buone maniere, tra uomini. Sì, mio padre disse: ma certamente, se l'interesse è l'interesse della collettività, è giusto che il paese costruisca un ponte, che venga preso un pezzo del mio terreno, e ci mancherebbe, giustissimo che venga fatto. Da quel momento lì, tra strette di mano fra uomini, si era andata avanti per diversi anni con semplicemente delle segnalazioni, dove mio papà ricordava: guardate che c'è ancora quella cosa in sospeso, se avete modo di compensarmi quello che io ho ceduto, ne sarebbe stato contento. Praticamente dopo tantissimi anni non si è mai fatto nulla, nonostante appunto le lettere consegnate in comune. Nel 2006 venne proposta a mio papà il compenso per quell'area che gli era stata presa con un fabbricato sopra, che era un fabbricato di circa 100 metri cubi. Gli venne notificata, diciamo, la possibilità di incassare 2.311,14 euro, una cifra che lui ritenne esigua, perché in quel momento la sua decisione la ritenne esigua, e quindi non si mise mai d'accordo. Per farla veramente breve, dal 1986 al 2006 gli proposero quello che gli era stato proposto, non lo accettò. Poi mio padre mancò, rimanemmo io e mia sorella. Ad aprile del 2020, qualche mese prima delle elezioni, ci guardammo in faccia io e mia sorella e ci dicemmo: ma c'è quella pratica ancora lì in sospeso, vediamo di risolverla. E ci venne l'idea di proporre al comune di donare questi 2.311,14 euro al comune, affinché potesse comprare dei generi alimentari per le esigenze della popolazione meno fortunata, che in quel momento soffriva del Covid. Certo, sempre la pandemica. Bene, questo era l'aprile del 2020. Dopo qualche giorno, se non settimana, mi venne notificato un controllo all'interno di questa proprietà, un giusto controllo, dove riscontrarono che c'era una recinzione che aveva un pilastro non perfettamente posizionato nella posizione del progetto, e mi fecero una multa, la cui multa e i cui oneri che ho dovuto compensare al professionista per metterla a posto era molto più alta di quello che avrei dovuto incassare per aver ceduto, perché con la cessione che mio padre aveva fatto nel 1986. Ecco, questo i pontesi lo devono sapere. Sono sempre stato zitto, però mi sembra una cosa talmente lucida e trasparente che, diciamo, mi è capitata. Ho dovuto pagare la multa, perché come cittadino ho avuto il dovere di pagare, però diciamo che la mia vita amministrativa è iniziata così, diciamo, con la sostituzione di un tetto e poi con questo fatto che mi ha portato questa, diciamo, questa giusta sanzione. C'era un pilastro spostato di qualche decina di centimetri rispetto a una recinzione. Ecco, quindi non ho potuto fare a meno di essere amareggiato, ma soddisfatto, perché come cittadino avevo fatto il mio dovere nel pagare la multa che non pensavo di dover ricevere, in quanto volevo semplicemente donare quei soldi alla popolazione che ne aveva bisogno. Sì, è un po' un paradosso, se vogliamo. Però alla fine, incrociando le cose, mi è toccato, diciamo, essere presente e vivere questo momento. Quindi mi scuso se mi sono dilungato su questo argomento, ma era una cosa che volevo fare. Vado a prendermi la mia guida, che alle volte è più sincera, diciamo, nel darmi tempi. Ecco, volevo continuare con questo. Il signor Motto, che mi aveva proposto appunto di partecipare, si rendeva veramente partecipe anche di queste situazioni che stavo vivendo, però lui, diciamo, non
mi disse non mollare, vai avanti perché la gente ha fiducia in te. E effettivamente poi a settembre del 2020, certo, la gente, nonostante nel paese si fosse saputo che io avevo avuto questi due fatti, la gente ci ha premiato e ci ha dato il consenso. Ecco. Diciamo che avrei completato questa prima introduzione di quella che è stata l'introduzione alla vita amministrativa. E potrei passare a indicare delle cose fatte. Sì, 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 sì. Ecco, io non voglio essere un monologo. No, va bene. Perché mi sento, come si può dire, poi preso da questo momento che vi assicuro è un momento molto difficile per me e per la mia famiglia. Sì, penso comprensibile. La famiglia comunque è vicina. Molto. Io dovessi augurare qualche cosa a un amico, gli augurerei di passare un momento così difficile avendo una famiglia così accanto. Questo sarebbe il mio augurio ad un amico, sì. È la cosa più importante. Sì, e la gente? Devo essere sincero, perché come sono stato scelto dai cittadini fino al 25 di febbraio, mi hanno scelto per la sincerità. La gente in questo momento, sto battendo un po' lo sguardo delle persone, perché ancora non ha metabolizzato quello che è successo. Come sì, non ho capito magari. Come non l'ho metabolizzato io. E si chiede, certo, ma cosa può essere successo? Io non so cosa sia successo, diciamo, nel dettaglio, se non che Tanti è andato alle dimissioni, probabilmente bisognerebbe chiedere a loro il perché è andato, certo, alle dimissioni. Io non ho mai mollato di un centimetro quella che era la mia posizione, quindi... Diciamo, gradirei che emergesse questo aspetto. Bruno è stato votato, Bruno è stato al suo posto fino alla fine, come, certo, si dice. Ecco. Diciamo, bene, che tra le cose fatte in questi due anni e mezzo ci sono state tante situazioni, tipo la prima frana a ottobre del 2020, c'è stata una frana che abbiamo già dovuto affrontare con la chiusura di una strada, sì, quindi un banco di prova importante. Abbiamo dovuto appunto gestire il Covid con le centinaia di telefonate che ho fatto ai pontesi e ne sono stato veramente orgoglioso. Abbiamo avuto da lavorare per la RSA del nostro paese, che è stata chiusa in quanto avevano riscontrato delle anomalie sanitarie, delle anomalie strutturali, e abbiamo lottato con l'assessore alle politiche sociali, Marisa, affinché l'ASL ci potesse concedere, come ci ha concesso, 40 posti letto accreditati, convenzionati, e eventuali posti letto anche a gestione privata. Quindi era stato un buon accordo. Abbiamo partecipato, ho partecipato a tante, diciamo, manifestazioni. Due in particolare mi hanno gratificato molto, che sono state Miss Italia e Colorado, oltre a tantissime altre situazioni. Abbiamo fatto un buon lavoro all'interno del Parco Mazzonis, abbiamo aperto il centro prelievi, abbiamo sostituito, facendo veramente, diciamo, squadra, il dottore che era andato in pensione, e abbiamo collaborato con l'ASL e con il nuovo dottore affinché potesse prendere il posto del dottore che era andato in pensione, perché i cittadini meritavano questa sostituzione. Certo. Ho partecipato a diverse riunioni per la elettrificazione della Rivarolo Pont, ovvero un progetto appunto che porterà a una nuova linea elettrificata, affinché il treno possa, sì, arrivare con una situazione decisamente migliore a Pont. Che finalmente sta arrivando al dunque, se ne parla da anni. I cittadini devono sapere che c'erano due nodi importanti da risolvere. Uno era Volpiano, ovviamente non di nostra competenza, dove dovevano risolvere delle situazioni per un passaggio di livello. Ora si sta risolvendo, e lo spero, non sono più sindaco, ma spero che in questi 20 giorni, anche attraverso il comune di Cornier, si risolva il nodo dove c'è un ponticello che tecnicamente aveva una struttura che era una grossa interferenza con il passaggio del treno. E mi auguro che, sì, appunto, RFI e tutte le parti competenti col comune di Cornier lo risolvano, perché Ponte è là e quindi il treno deve, certo, anche per quanto ho lottato nel mio piccolo, deve arrivare a Ponte, assolutamente. Ci sono stati anche degli ottimi lavori alla Roggia Moletti,
dove ho partecipato molto fattivamente, stravolgendo il progetto. Essendo io l'assessore ai lavori pubblici, avevo il dovere di guardare cosa stava succedendo, e siccome era un progetto che aveva un percorso che prevedeva una grossa interferenza con la ferrovia, mi sono permesso di sottoporre ai progettisti una revisione del progetto. Ho contribuito all'accorciamento del percorso di circa 170 metri, 180 metri, e questo accorciamento ha anche consentito la realizzazione economica dell'opera, in quanto con l'aumento dei prezzi probabilmente quei 180 metri in meno hanno consentito il completamento dell'opera, certo, che è funzionante. È stata realizzata alla fine di dicembre del 2022 attraversando via Pilot, e quella è un'opera di cui ne sono fiero e orgoglioso, perché ho contribuito a non col piccola pala, come no, di solito avrei fatto nella vita, ho sempre solo usato piccola pala, ma in quel caso ho contribuito a dare un percorso che mi sembrava il percorso più corretto. Poi ahimè arriviamo alla gestione della frana, che è successa il 6 di dicembre del 2022, dove ho subito qualche critica per la chiusura della strada, ma lo ripeto, ne sono fiero di aver deciso di chiuderla. Molti avevano anche ventilato il fatto che io non prendessi decisioni. L'ho presa, sbagliata, pazienza. È stata una scelta emergenziale per la sicurezza dei cittadini. Ho condivisa con le forze dell'ordine, ho preso la decisione di chiudere la strada. Era il chilometro zero, non ho guardato il centimetro dopo, non è mio, quello è tuo, perché il chilometro zero tra statale e provinciale, comunale e provinciale. Ho deciso di chiuderla, che mi sembrava il minimo, visto quello scenario che avevo davanti. Non avrei mai voluto che qualcuno passasse di lì, certo, e io per una indecisione di mezz'ora avessi, diciamo, compromesso qualche cosa della vita di qualcun altro. Non, certo, ne ho il diritto. Posso avere il diritto di fargli fare 2 chilometri in più, ma non ho il diritto di togliergli la vita non chiudendo una strada. Certo. E voglio dare un'informazione che io fino a 15 giorni fa sapevo molto bene. Sono stato in regione con altri componenti del comune, abbiamo ottenuto la possibilità di avere un buon finanziamento e abbiamo anche ottenuto il benestare sulla scelta tecnica di come procedere alla risoluzione della frana, ovvero l'impostazione di determinate strutture che andavano a contrastare un'eventuale caduta di massi. In questi giorni sono stati gettati i plinti. Non parlo da quando, diciamo, non sono più sindaco. I plinti sono stati gettati negli ultimi giorni che ero sindaco. Sì. Dovranno attendere la maturazione di 28 giorni, perché il calcestruzzo ha questa maturazione. Presumo che i 28 giorni arrivano fra una decina di giorni. Secondo me i cittadini pontesi possono stare tranquilli, perché maturato il calcestruzzo e l'impresa con l'ordine che deve aver fatto delle reti, nel giro quindi di 10-20 giorni in teoria potrebbe completare la struttura. Starà poi al commissario, certo, e agli enti deciderne la riapertura in base al collaudo e alla sicurezza. Esatto. Ho fatto tutto il possibile per arrivare ad avere le idee chiare. Plinti, getto, sostegni, rete, con una cronologia delle operazioni che a me sembrava condivisibile con tutti, accettabile, soprattutto sostenuta da un geologo, non ovviamente da... Certo, comunque da tecnici specializzati. E dall'ex, ora ex, e quindi diciamo è una cosa che secondo me nel giro di 20 giorni potrebbe avere uno sviluppo importante. I commercianti pontesi che tante volte mi hanno chiesto come andava la cosa, secondo me nel giro di 20 giorni dovrebbero avere le idee più chiare, ecco, tutti quanti avere le idee più chiare. Pure tu, perché ho già parlato troppo e chiedo scusa. Niente, non ci mancherebbe, è normale, ci sono tante cose da dire, quindi è giusto dirle, nessun problema. Sono stato troppo zitto. Certo. Frenami se dico qualcosa che non devo dire. No, fino adesso, poi stiamo parlando delle cose che hai fatto, quindi certo, direi che non c'è proprio nulla di... I componenti del gruppo. Bene. Un escurso sui componenti del gruppo, considerando che c'è stato anche qualche cambio, certo, in questi 2 anni e mezzo, qualcuno che ha lasciato. Allora, direi che dei 13 componenti del gruppo avrei piacere di dare una parola per ognuno, velocissima. C'era Reinaudo, De Tomasi Laura, che è una ragazza molto determinata,
e soprattutto gestire il tipo di attività che gestisce Laura nel paese vuol dire che sei una ragazza molto forte. Non ha mai fatto parte del gruppo per una questione di numeri, ma inizialmente c'era nel gruppo, quindi una ragazza che ho sempre stimato molto. Pecoraro Stefano, che lo definirei semplicemente estro e fantasia, con Figliacco Maura, una ragazza tosta, mi ha coscritta, una gran lavoratrice. Boggio Silvio, l'ho conosciuto durante la formazione del gruppo, poi peccato non abbia potuto far parte del gruppo perché, diciamo, quando è stato il suo turno aveva altre problematiche di vita e quindi non ha potuto accettare e mi è dispiaciuto molto perché è un ragazzo veramente, veramente tosto. Pasqualone Eric, un ragazzo timido. Giovanni Costanzo, che ha dato il meglio di sé con molto entusiasmo fino a ottobre 2022, poi ho capito, ho percepito che qualcosina poteva essere cambiato. Ecco. Motto Massimo, fondatore del gruppo. Sono molto dispiaciuto che sia stato il primo a dare le dimissioni e che abbia iniziato, diciamo, questo percorso, perché poi le dimissioni sono arrivate nel giro di poche ore tra tutti, quindi presumo fosse concordato, è una mia sensazione, come essere umano ho delle sensazioni. Nel giro di poche ore arrivate, a Massimo regalo sia una consonante che una vocale, un gioco che è mio, che lui capirà. Okay. Mi regalo una A e una F. Panier Suffat Pietro, il nostro dottore, grande dottore, ha avuto qualche problemino di salute che non gli ha permesso di essere, come dire, sempre presente, però gli faccio i migliori auguri perché è una persona veramente straordinaria. Ora passo alle donne, spero di non aver dimenticato niente di chi c'era dietro, le donne rimanenti, perché presumo ci abbiate fatto caso, sono rimaste vicino a me solo le donne, non so se... Per me è una bella cosa, no? Chiedete a mia moglie, perché io non voglio minimamente, però sono rimaste solo le donne. Questo secondo me va studiato, perché voi siete veramente toste, per quello che ho potuto vivere in questi due anni, ho apprezzato la caparbietà delle donne, cioè se dicono una cosa è quella. Mm-hmm. Se dice faccio quello, lo fate. Sì. Noi maschietti diciamo facciamo quello e poi oppure il contrario, no? Sì. Voi siete veramente, veramente toste, quindi ringrazio Tatiana Maddalena, donna di grande spessore e una mamma straordinaria, due bambini piccoli, fa molto molto bene il consigliere e sicuramente la mamma in modo perfetto. Satta Marisa, anche lei è una donna di grandissimo spessore, l'ho scelta io come assessore esterno, sai il fatto suo, è una ragazza molto determinata, veramente molto determinata, nel suo campo politiche sociali è molto determinata, devo farle i complimenti. Poi Marina è stata una mia sorella nel viaggio, ho una sorella, però Marina è stata una persona, nel viaggio amministrativo è stata certo. Una persona straordinaria, grandissimo spessore, ha fatto anche la mamma del gruppo in ogni istante ha rotto le scatole, però sono quei rompimenti di scatole fondamentali nella vita del gruppo. Quelli necessari. Quindi grazie veramente per quello che ha fatto, perché Marina ha Pont nel cuore, e non dico altro. E io ho allenato una bellissima squadra, non fatta da me, mi hanno detto guarda c'è questa squadra che ha 13 con me elementi e non mi sono tirato indietro. Certo. Mi rendo conto oggi del passo che ho fatto. Amministrare e governare un paese è una cosa molto difficile, me ne rendevo conto il giorno che ho scelto di farlo, mi rendo conto oggi, dopo quello che è successo, di quella che sia veramente la genesi, la dinamica di questa vita amministrativa che ti sorprende ogni giorno, è come avere un amico bellissimo che magari ti tradisce o un nemico che ti viene incontro e ti abbraccia e ti salva perché stai cadendo in un burrone. Certo. La vita amministrativa la vorrei riepilogare così, ti sorprende in ogni momento, nel bene e nel male. Negli ultimi due mesi a me mi ha fatto molto male e il contesto devo sapere, ma non mi vergogno di dirlo. Non è che dico non ho patito. Ho patito molto. È comprensibile. Diciamo così che siamo arrivati a un punto di questa lunga chiacchierata che vi sta annoiando. Mi sta annoiando, ma quello che secondo me è stato l'elemento scatenante della disgregazione del gruppo, diciamo così. Da qualche mese c'era qualche tensione, sì,
Però nelle ultime 3-4 settimane dovevamo affrontare e votare un passo molto importante, ovvero l'esternalizzazione dei tributi. In quanto l'ufficio dei tributi era stato privato di un componente fondamentale, una persona che avendo vinto un concorso in altro ente si era trasferita, grazie a lei per aver anche lavorato molto bene e migliorato la sua attività professionale, e quindi questa persona non era più presente nell'ufficio tributi, avevamo il dovere di sostituirla. Tecnicamente ci hanno spiegato i tecnici, il segretario comunale, non era sostituibile in breve termine perché la capacità assunzionale del comune di Pontanavese, che è un elemento che deriva da una interpolazione di vari dati degli ultimi anni, non permetteva una sostituzione immediata. Bisognava per forza esternalizzare i tributi, quindi il segretario comunale ci ha proposto appunto questo fatto, liberi di scegliere come avremmo voluto, ma per avere, diciamo, un ufficio efficiente non dovevamo aspettare molto, in quanto se non escono i ruoli, le bollette, il comune non vive. Quindi abbiamo dovuto passare qualche settimana di grossi pensieri. Io e Marina, non mi vergogno di dirlo, eravamo totalmente pronti a questa scelta dolorosa, ma scelta per il bene dei pontesi. Altri tre componenti della maggioranza erano titubanti, legittimo, certo. Spiegheranno poi loro i motivi della loro titubanza, non mi permetto di. Semplicemente però il 23 di febbraio, a fronte della titubanza del gruppo, cioè di non prendere una posizione su questo argomento importante, il segretario comunale ci ha dato ancora alcune informazioni, ci ha detto proprio papale papale le cose come devono essere. Guardate che è la vostra scelta, se votate in un modo prendete una strada, votate in un altro la strada è diversa, potreste avere grosse difficoltà economiche se non si esternalizza il servizio. Si è parlato di default, parola molto importante. Sì. Però diciamo che la soluzione c'era. Il segretario comunale ci ha proposto appunto questa soluzione e ha anche detto sì, qualcuna delle altre soluzioni sostenibili venga e le proponga. Certo. Questo era il 23 di febbraio, c'era un po' di titubanza. Avendo la giunta il 24 di febbraio per decidere questa cosa, quattro componenti della giunta si sono presentati in giunta, uno non si è presentato, non è stato raggiungibile, ma non so, diciamo non entro nel merito. E tutti abbiamo votato per l'esternalizzazione dei tributi. 24 di febbraio, ore 12-12.30 circa. Nulla faceva pensare che il 25 al mattino, alle 9:30, mentre ero con mia moglie a fare una commissione, mi arrivasse un messaggio, diceva il signor Motto si è dimesso. Io ho detto, ma come si è dimesso? Guardo. Poi nel giro di mezz'ora, un'ora, tantissime altre cose. Quindi ho realizzato che secondo me era una cosa programmata, voluta da qualche giorno. Forse quell'elemento di dover votare per i tributi, un forse, io non lo posso sapere, ha fatto spostare tutto di un giorno, il 24 di febbraio, i cittadini di Pondo devono sapere, e forse avranno fatto i conti male, io non lo so, perché non essendo un anno bisestile ci dovremo beccare il commissario fino a maggio del 2024. Eh sì, perché poi solo per un giorno, quindi per pochissimo. Mi chiedo quale sia stata la dinamica di questa scelta. Io lo ritengo un errore, cioè hanno valutato male i giorni, consapevoli di dare di dimissioni in modo programmato, probabilmente hanno valutato male i giorni, non lo so, starà loro spiegarlo, io non mi permetto. Certo. Il commissario rimarrà con noi fino al 2024, ho avuto modo di passare a lui le consegne, i cittadini lo devono ovviamente sapere, e quindi dal 25 di febbraio ore 10-11 io non sono più sindaco del paese, non l'ho scelto io, per rispetto dei 955 votanti che mi hanno dato la fiducia, io non ho mai mollato di un centimetro, negli 887 giorni che sono stato sindaco non ho mai mollato di un centimetro, mai, non ho nulla da rimproverarmi. Se qualche pontese mi vuole fare qualche osservazione, giustamente la può fare, di errori ne ho fatti. Certo, per me siamo esseri umani, quindi può essere. Ma non ho nulla da rimproverarmi. Certo.
non ho deciso io di non essere più sindaco, l'hanno deciso i numeri. Sì, sì. Che valgono, più di ogni cosa. Quindi direi che questo passaggio doveroso per la spiegazione di Pontesi per me era importantissimo farlo, e è già stato spiegato anche dalla mia collega Marina in un suo post su Facebook questa dinamica. Uh-huh. Io lo rafforzo, ho dato qualche elemento in più, e questo è quello che è successo dal 25 di febbraio. Io non sono più sindaco, quindi non mi resta che non farvi perdere più molto tempo. Io ho sempre paura di far perdere il tempo, che il tempo è preziosissimo. E vorrei segnalarvi cosa avrei voluto fare. Cosa avrei voluto fare? Beh, avrei voluto dare più ascolto alle persone. Se il tempo me ne avesse dato l'opportunità, avrei voluto ascoltare di più le persone, perché ascoltare secondo me è una medicina fantastica. Quando certo. Io trovo la persona che mi ascolta, come stai facendo tu adesso, palle, ma no, non lo fai per sparire, è una medicina, uno uh-huh. si sente sollevato. Io l'ho fatto con tantissimi pontesi che mi sono venuti a parlare, e devo evidenziare la dignità di tutte queste persone, mamme, papà, figli, che sono venuti a chiedermi un aiuto. In molti casi non ho potuto aiutarli. Certo. E me ne dispiace, gli chiedo scusa qua pubblicamente, però è stata una cosa che mi ha gratificato molto poter ascoltare le loro problematiche. Avrei voluto essere un po' più incisivo, ma non ne ho avuto il tempo, con l'ASL per la RSA, e iniziare un rapporto per fare un nuovo bando, ma non è stato possibile. Con Marisa Satta avevamo appunto ottenuto i 40 posti convenzionati e avremmo sperato di poter andare avanti. Avrei voluto fare tante manutenzioni, che era un mio obiettivo durante la campagna elettorale, di tutti gli edifici pontesi, provare a fare delle manutenzioni, perché mi sentivo in grado di poter dare questo supporto, e non mi è stato possibile. E vado in una cosa un po' più strana: mi sarebbe piaciuto un bel concerto in Piazza Craveri, l'ho sempre detto uh-huh. a tutti i componenti della giunta, un bellissimo concerto con una band posizionata dove c'è la Lea, che è rialzato, sì. I palcoli e il pubblico sotto. Quello sarebbe il mio sogno, non è detto che fra 20 anni, fra un anno, fra due, chissà. Ecco, quello sarebbe stato veramente un sogno. E poi trasmetto un post-it ai pontesi, in quanto c'era, e non ci è stata data questa opportunità, c'era un progetto per una pista ciclabile bellissima, la pista ciclabile del Canavese, che attraversava tantissimi paesi del Canavese, avrebbe potuto anche attraversare dal Basso Canavese fino a Ceresole. Il pezzo che toccava a noi era tra Cornier e Sparone. Lo stavo discutendo proprio in questi ultimi giorni, certo. Probabilmente non ricordo, ma il 23 pomeriggio avevo fatto una riunione importantissima a Cornier col sindaco di Cornier e con il consigliere del comune di Valperga, dottor Bretti, che devo ringraziare. Il dottor Bretti si è preso sempre, lo devo ringraziare pubblicamente, una persona straordinaria, non c'entra con Pond, ma lo devo ringraziare, che mi ha insegnato molto anche lui. Si è preso l'onere di portare avanti questo progetto di questa pista ciclabile, di fare un po' da collante per tutti i comuni. A me non è stata data questa opportunità, spero che il nostro ufficio tecnico possa portarla avanti. Cosa certo. Non rifarei? Nulla. Okay. Nulla. E non aggiungo altro. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per la collettività. Quindi sono pronto a rimettermi in gioco, non subito, devo metabolizzare. Ovvio. Non so. Okay. Però diciamo i pontesi mi hanno affascinato. Quindi un'esperienza che non rinneghi e che rifaresti, tornassi indietro. Okay. Non la rinnego, la rifarei sicuramente, perché è un onore aver passato 887 giorni al servizio dei miei cittadini, un onore. Certo. E quindi non, come dire, vorrei, ecco, tra le conclusioni da portare avanti, vorrei che questa esperienza, secondo me molto dura, in un certo senso mi viene da dire peccato che l'ho subita io, però molto formativa, e che secondo me per il nostro paese sarà veramente utile, perché i pontesi sapranno adesso come comportarsi nelle prossime tornate elettorali. Vorrei che questa esperienza portasse a questo ragionamento:
di quanto sia fondamentale avere gente nuova, nuova nel circuito amministrativo di un paese. Noi avevamo un gruppo dove in teoria una persona aveva esperienza, poi volta da mille problemi personali ci ha... non sempre ecco, ci ha dato la sua esperienza di supporto e ci siamo trovati ad affrontare i problemi, però essendo nuovi abbiamo avuto il coraggio di affrontarli, perché secondo me la freschezza amministrativa, come avevo detto un giorno in un consiglio comunale, è un bene. Secondo me questa avventura deve far sì che i pontesi debbano tener conto che debbono eleggere persone fresche, nuove, pure, pulite, ingenue, capaci di sbagliare. È una qualità, secondo me, molto importante. Certo, se in un gruppo c'è una persona di esperienza, ovviamente. Aiuta, senza dubbio. Ma io cosa posso dire? Che avere un segretario comunale di spessore, come ce l'abbiamo avuto noi fino al 25 di febbraio, adesso diciamo il segretario in carica, secondo me aiuta molto, perché il difensore del comune, i nostri errori vengono fermati da lui, da lei. Sì. Quindi secondo me è molto molto importante avere, diciamo, un segretario comunale che ti dà molto molto fiducia. Un pensiero, diciamo, su cui devo ancora soffermarmi è, tra le conclusioni, la forza della famiglia, ovvero non ci debbono essere personalismi o passerelli in un gruppo amministrativo, ma ci vuole una famiglia. Noi forse in questi ultimi mesi alla fine non siamo stati una famiglia e quindi abbiamo perso lo smalto che i numeri hanno evidenziato. Con dispiacere, appunto, non abbiamo avuto modo di continuare. Passo i ringraziamenti, se no... Sì, concludiamo, quindi... Allora, poi ti lascio fare qualche domanda, se proprio mi devi, come dire, frenare, perché so di aver occupato uno spazio... No, ci mancherebbe. Perché mai? Ospite, giustamente, tutti vogliono sapere cosa è accaduto, qual è il tuo pensiero e cosa è stato fatto. Cioè, è doveroso comunque un riepilogo di questo anno e mezzo. Però mi devo scusare perché mi sono reso conto di aver parlato tanto, ma lo dovevo. Sei stato esaustivo, lo però, dovevo. Quindi nessun problema. Ringrazio, allora, vado per ordine, tutte le associazioni che del paese ci hanno voluto bene. Veramente non c'è stata un'associazione che non mi abbia aiutato, che non mi abbia gratificato, quindi ringrazio tutte le associazioni. Ringrazio la consulta comunale, perché composta da persone splendide, veramente splendide, e non devono perdere il faro che hanno all'interno della consulta comunale, le donne. Sono di parte, tutto quello che mi è capitato ultimamente mi ha fatto rivedere, rimodulare tantissime cose all'interno della mia vita, e non posso non dire questo, ovvero avete una marcia in più e non vado. Ringrazio tutti i dipendenti comunali splendidi che hanno lavorato in modo molto efficace e hanno avuto modo di rendermi partecipi di un lavoro che io non sospettavo, perché lavorano moltissimo, lo devo dire pubblicamente, li ringrazio, persone splendide tutte, dall'ufficio tecnico alla ragioneria, all'ufficio alla persona, non vorrei dimenticare qualche servizio, i cantonieri splendidi, persone meravigliose che hanno lavorato bene, i cantonieri aggiunti, quelli over 45, over 58 che arrivavano dai contatti con l'Unione Montana. Veramente, veramente molto molto bravi. Ringrazio il segretario comunale, allora diciamo ringrazio il primo segretario comunale che se n'è andato il 30 di ottobre del 2021, e se n'è andato, ha scelto di andarsene, non l'abbiamo cacciato. Ricordo che quando mi annunciò che voleva andare via, io di sottofondo nella radio avevo una canzone dei Tiro Mancino, una canzone bellissima che ricorderò per tutta la vita, perché ci sono dei momenti in cui le canzoni ti ricordano determinate cose. Ora c'è un nuovo segretario comunale, la dottoressa Nicoletta Blencio,
alla quale non posso che fare i migliori auguri di tutto, è una professionista esemplare, con il suo rigore ci ha tenuti sulla giusta via in tante occasioni, quindi non posso, cioè la devo citare. Ringrazio tutte le donne del mio gruppo, quelle che non si sono dimesse. Voi avete uno studio meraviglioso e quindi io molte volte mi sono distratto dalla telecamera per guardare qui, però scusate, oggi è così. Ringrazio Tatiana, grazie, consigliere mamma speciale, Marisa, assessore esterno molto determinata, e Marina, che dire, Marina, come ho detto prima, a ponte nel cuore. Parlando di donne, ringrazio mia madre numero uno. Non mi ha mai fatto pesare un giorno la sua malattia, è da anni che è in ospedale anche lei, che entra e esce dagli ospedali. Io non l'ho mai fatto pesare agli altri, anche io avevo moltissimi problemi personali di famiglia, ma non ho mai voluto farli pesare agli altri, certo, e quindi far fare, come dire, brutta figura nel far pensare che io mi potessi dimettere per problemi personali. No, ne abbiamo tutti problemi personali, non esiste persona al mondo che non li ha, li abbiamo tutti. Quindi grazie mamma, un bacione alla mia mamma. Ringrazio le forze dell'ordine per il loro straordinario impegno, i pontesi al 1-1, vi voglio veramente bene, vi ho apprezzato, chi mi ha votato, no, si capisce, traspare, quando parli con qualcuno capisci, certo, non c'è modo di... Però anche da quelli che non ho, da cui non ho avuto il consenso, ho sempre avuto un rispetto enorme, perché sanno benissimo che tipo di vita e di famiglia ho costruito. Quindi anche chi non mi ha scelto dal punto di vista amministrativo mi ha sempre molto rispettato come persona, quello, certo, che sono. Quindi li ringrazio molto. La mia famiglia è una famiglia che io ritengo straordinaria. Augurerei a tutti di avere dietro delle persone così. Mia moglie, mia sorella, mio cognato, i miei figli, il mio cane, Dea, che alle volte la sera mi siedo sul sofà e vale più di un essere umano. Sì. Manca solo la parola, gli animali, più delle volte. E vale più di un essere umano, e quindi grazie Dea, un bacione anche a Dea. Mi soffermo 20 millesimi di secondo su mia moglie, perché senza di lei non avrei potuto arrivare a fare quello che ho fatto. E non vado oltre, una donna straordinaria. Ne abbiamo passate tantissime insieme in famiglia, io, mia moglie, tutta la mia famiglia. Non le ho raccontate tutte, questa sera vi ho raccontato due cosettine, dal tetto a quell'accessione di quell'area, ma io di cose così ne ho in ballo tante, che poi i pontesi sapranno. Ma ora sono diventato io padrone del mio tempo, certo, sceglierò io quando dirle, magari con te in un'altra occasione, faremo una seconda parte. Tante cose veramente interessanti. La gente deve capire che ho passato 887 giorni da sindaco, ma martellato sempre, ma non l'ho mai fatto trasparire. Mi voglio, certo, fare un complimento, perché adesso forse dovrei anche ringraziare te stesso, questo ragazzino di 58 anni che si è messo in gioco e non... diciamo, si è messo in gioco per la collettività, 955 persone gli hanno dato una gratificazione, 887 giorni da sindaco mi commuovono, non meritavo tanto onore, e quindi devo dire che mi sono conosciuto. Ho saltato un po' un ordine, una scaletta che avevo, perché vorrei fare un ringraziamento all'uomo del mondo, io lo chiamo l'uomo del mondo, che è una persona con cui ogni tanto, ho citato più volte nei consigli comunali, mi siedo fuori dall'ospedale Mauriziano, che dalle volte vado a fare dei lavori, ma la vita, e questa persona è un barbone, una persona che vive lì, e ogni tanto ci vediamo, ogni tanto no, ogni tanto mi saluto, ogni tanto mi manda a quel paese, dipende dai giorni. E l'altro giorno mi ha semplicemente detto che per far del male bisogna essere capaci. Questo mi ha detto. Mi ha ascoltato. Senza dubbio. Mi ha detto, guarda che per far del male bisogna essere capace. C'è gente che vorrebbe far del male, ma non è capace, nella sua natura non glielo consente. Certo. È un uomo. Certo. È un uomo. Per far del male bisogna essere capace. E quindi concludo ringraziando quel percorso iniziale che ho fatto, quando quella persona mi disse che la vita potrebbe, amministrativa poteva essere come una via ferrata. Ringrazio il cavo della ferrata. Questo cavo che è lì davanti a me, arrugginito, alla quale mi sono aggrappato
Non ho mai mollato la presa, non sono mai caduto, perché i contesi mi hanno chiesto di non mollare mai la presa, certo, da quel cavo, perché se anche arrugginito serve, può essere aiuto. Anche le persone che in apparenza hanno qualcosa che non ci piace, dobbiamo far sempre, dobbiamo mettere da parte l'apparenza, certo, e guardare la sostanza. Il cavo aveva sostanza, mi ha trattenuto, ho potuto lavorare per i contesi e ora quel cavo verrà coccolato, perché io so che a breve questo cavo verrà coccolato. Concludo solo così. Quindi è una conclusione enigmatica, ok. Il cavo verrà coccolato. Ok. E anche non... E mi scuso per aver detto tutto quello che... Cioè, vi ho trattenuti troppo. Figurati, Bruno. Sono contenta che tu abbia potuto lanciare il tuo messaggio ai pontesi e a tutti. E grazie per essere stato ospite qui da noi. Ancora scusatemi per aver inondato lo studio di parole, ma ne avevo bisogno. Grazie. Grazie a te. Grazie. Buon proseguimento e continuate a seguire Obiettivo News.